Movistar Speed Zone 16, nuovo sci da Race Carve Slalom per quel che riguarda Dynastar. Lo sci è leggermente modificato rispetto alla scorsa stagione a livello di struttura, grafica completamente rinnovata, quella che è utilizzata dagli sci degli atleti Coppa del Mondo, e pacchetto piastre attacco Rocker Flex, sempre con attacco look. È veramente confortevole e adeguato per una sciata femminile, riesce sempre ad avere una distribuzione del carico ottimale sia in una curva molto corta che in una curva media, e questo gli permette di essere molto omogeneo e di agevolare l'inserimento e la chiusura curva senza avere dei rimbalzi o dei momenti di disequilibrio. Questo lo rende un bello sci. Il nuovo materiale da slalom di Dynastar propone quest'anno, devo dire, uno sci molto divertente, molto molto intuitivo. Questo metodo della talloniera un po' più alta aiuta molto molto l'inserimento in curva. A me, devo dire, ho trovato piacere di sciare, veramente uno sci performante. Uno sci tutto sommato facile, risponde bene nell'arco medio e nell'arco stretto. Ovviamente nell'arco ampio ha qualche pecca di stabilità e di precisione, in quanto il suo raggio di curva non è indicato per questa tipologia di curva. Nel complesso un buono sci, che quindi facile, comunque indicato per un livello di uno sciatore già abbastanza elevato, direi un oro. Questo sci è uno sci facile, maneggevole, che mi è piaciuto perché non fai nessuna fatica. Infatti lo consiglio a chi non vuole faticare, che vuole sciare anche tutto il giorno, divertirsi, molto bello, e comunque mantiene la stabilità in curve corte e medie. Lo consiglio un po' di meno per curve ampie e per chi si aspetta uno sci tanto reattivo che ti dà tanto impulso. Mi ha sorpreso soprattutto per la conduzione, che è sempre omogenea su tutto l'arco della curva, assorbe bene le vibrazioni, ma c'è da dire che l'ho provato dalle 11, quindi con la neve abbastanza molle, soprattutto sulla parte finale della pista. Mi ha sorpreso anche le code, che sono più rigide rispetto al resto della struttura e quindi tendono a mandare fuori a fine curva e a sobbalzarti se non sei ben centrale. Comunque uno sci consigliato non solo per chi è un ex atleta e cerca le curve agonistiche, ma per chi vuole fare un corto raggio per tutto il giorno. Novità assoluta in casa Dynastar, provato in misura 168, non più 165, un corto raggio davvero divertente, lavora bene in spatola, è abbastanza intuitivo anche se richiede effettivamente qualche curva in più per capirlo bene bene.